di essere nelle fasi avanzate, ma questa avrà una terza stagione, quindi. Grande Roberto Carlos che segna da lì. Un saluto a tutti amici da Jack Lone Max, retro carriera di ISS Pro Evolution 2. Oggi andiamo avanti, mancano solo 10 partite per finire questa incredibile Master League e vediamo come va, spero che state bene. Io sono l'intrattenitore che vi tiene per ore e questa carriera di ore ne dura tante. Vediamo dunque, faccio formazione e poi andiamo a giocare contro Dicanio. Ci siamo, gli avversari schierano Islow, Radok, Rio Ferdinand, Stimac, Foe, Sinclair, Lomas, J. Cole, Lampard, Dicanio, Wanciopi. Noi invece abbiamo Chilavert, Baldini, Nesta, Cannavaro, Davids, Beckham, Sedov, Crespo, Roberto Carlos e Babangida. Vediamo un po' come va in campo. Ci siamo. Andiamo a giocare la partita. West Ham, turf. Good evening, football fans. I'm Chris James. And with me today in the commentary box is Terry Butcher. Over to you, Terry. Good evening, Chris. Hello, everybody. Thanks very much for joining us. Very much. Master League Division 1. 21st game. Sarà una partitona, ragazzi. Sarà una partitona, indubbiamente. Our match today is West Ham versus Parma. West Ham, Parma. Okay. Now the team in purple have come out onto the pitch. Okay. Okay. Ci siamo. Non so perché mi ha fatto il caricamento intero della sessione, ma ci siamo. Okay. Penso che sarà una partitona. Right end of the field is taken by Palmer. And on the other side to the left is Baldini. Ok. David Beckham ci fa sognare con questo, in questa fascia. Ops. Mi sono dimenticato di mettere il capitano Maldini oggi, vabbè, ma va bene anche Beckham, ragazzi. Tanto, fra leggende ci si intende, non è un dramma. Se Beckham è capitano. Ecco, Babangida. Attesissimo. Ok, Wanciopi. Davids. Guardate Lomas come scatta. Io sono felice che quasi tutte le mie carriere sono in fase conclusiva. Siamo tutti nei gironi di ritorno, ormai c'è molta enfasi. E infatti non vedo l'ora di essere nelle fasi avanzate, ma questa avrà una terza stagione, quindi. Grande Roberto Carlos che segna da lì. Gol a bacio di dama. Bellissimo, veramente. Che azione. Questo dimostra l'incredibile classe di Roberto Carlos. Ok, ci siamo. Ci siamo e stiamo andando benissimo. Ho messo a Crespo il numero 9, come mi è stato chiesto. Anche se ogni tanto non compare, perché i caricamenti dei numeri sono un po' lenti, ma di là, ho messo il numero 9 Crespo. Eccolo qua Crespo. 10 minutes have gone. Zidane. Vedete che compare sul 9, ma non può essere lui il numero 9. Vedete, sono tutti col 9, è buggato. Quindi. La Mangina. Che azione, ragazzi, peccato. Questo campo piovoso. Zidane, David Beckham. Oh, che errore. Comunque, Roberto Carlos c'è, l'ha dimostrato ancora una volta quanto è fenomenale. Bellissimi i vostri commenti di questo periodo. Stiamo parlando appunto di attaccanti, prossimi acquisti. E sì, lentamente sostituiremo tutti i giocatori originali, quelli della panchina, con giocatori originali, cioè abbiamo giocatori veri, cioè scusate, meno originali, originali intendo quelli creati dal gioco, quelli classici della Master League. Il primo passaggio sarà cercare un CA, praticamente un attaccante centrale, di ottima fattura praticamente da mettere, cioè come dire, al posto di quello che sarebbe il ruolo di Castello, per dirla così. Ecco, almeno lo slot, che poi in realtà la formazione originale non è un 4-3-3, cioè un 3-4-3 come la nostra. Abbiamo un 3-4-3
veramente poderoso. Guardate quanta possibilità abbiamo di giocare sulle fasce. Ha passato quello che non volevo, ma vabbè. Dettagli, sono solo semplici dettagli. Allora, andiamoci da fare con Zinedine, il mitico Zinedine Zidane. Maldini, bravo oggi, si fa valere, ma ha perso di nuovo. Ma c'è Lampard. Attenzione, non è finita. Cannavaro, spazza via. Abbiamo rischiato qua. Quando c'è Lampard di mezzo. Ok, stiamo andando avanti. Attenzione a Lampard. Guarda Zidane. Incredibile l'azione. No. Sono bravi, devo dire. West Ham, mica male. Ma Davids, anche lui pressa tantissimo e l'ha fatto in maniera pulita stavolta. Maldini. Oh, hanno perso la palla. Bene, bene. Non mi accontenterò di un 1-0. Non sono qua per star lì a difendere un risultato. Chi mi conosce sa che col Parma sono ultra aggressivo. Ok, abbiamo rischiato, corner. Sì, bisogna stare attenti. Ok, buona così. Prende Babangida, che deve assolutamente passare a qualcun altro. Ok, io la darei a Roberto Carlos, che è tanto veloce, si può allungare. Ce la può fare, ma stima ci arriva. No, palo. Babangida, gol. Il Papa segna ancora. È una macchina da guerra questo Babangida. Un gol da macchina della guerra. Trova la porta vuota e dice stavolta non te la sbagli. Gran gol. Vabbè, inevitabile segnare così. E siamo 2-0. Mentre ormai questo campionato si avvicina alla fine, ho calcolato che 4 vittorie avremo la certezza matematica di vincere questo campionato. 4 vittorie, al di là di qualsiasi risultato possono fare le rivali. Quindi vediamo. Sono particolarmente curioso di vedere come va avanti. Ai, questo qui si entrava, faceva danni. Manciopi. È un buon giocatore anche lui. Ok. Manca pochissimo alla fine del primo tempo, ma veramente poco. Beckham. Filtrate per Babangida. Che c'è. Ma la conclusione. Me l'aspettavo onestamente una conclusione del genere. Guarda che li conosco bene questi giocatori, Li conosco bene. The ball's in the air. The ball is in the air. Ok, la palla in aria. Maldini. Capitano Beckham, da per Roberto Carlos, che la tiene in maniera magistrale, però a fare tutta l'azione con lui, ho veramente esagerato, ho voluto far troppo. Ed è stato un errore grave. Beckham. Ok. Primo tempo termina qui. Ebbene, cosa aspettarci dal secondo tempo? Non lo so neanch'io. Spero una bella partita in ogni caso. Ciò che volete vedere anche voi, ovviamente. Una bella partita, non monotona, non stantia. Assolutamente. Ed eccoci qua. Io ancora vi ringrazio per la vostra presenza, per tutto il supporto che ricevo con questa retrocarriera. Ne vado veramente fiero, orgoglioso. E mi spinge a fare sempre il mio meglio. Grazie di cuore. E a chiunque anche voglia dare un contributo a livello di like al video, perché quello che io parlo di contributi non parlo mai di nulla di monetario, parlo sempre e solo di supportare il video in maniera potente con un bel like, grazie di cuore chiunque lo faccia. Va bene, torniamo alla partita, concentrati, ho fatto fallo, it's a foul, e vediamo un po' alla volta. Dobbiamo recuperare i nostri crediti in Master League, siamo proprio indietro. No, dopo l'acquisto di Maldini. Ma perché alla fine i conti, tutto sommato, i giocatori che valgono di più sono quelli che... senti che l'ha pronunciato. Sono quelli che costano di più, ovviamente. Grazie. Non è verissima al 100% sta cosa. Ad esempio, la Bangida, che è un fenomeno, costava molto poco.
Li conoscerò come ho dato cavolo, conviene. Can they attack from here? It comes to the far post. Peccato. Un altro bel giocatore è Flo, comunque. Flo è veramente poderoso con le statistiche, ho visto. Mi avete consigliato anche di buoni giocatori, anche del Cameron, quindi veramente. Quanti giocatori da vedere che abbiamo. Solo che non voglio rendere gli episodi troppo pesanti, perché se sto passo 5 minuti a vedere le cose, voi mi rompete anche le scatole, giustamente. Giustamente. Non sono per tutti le statistiche, però per chi le ama è un bel contenuto anche quello, bisogna ammettere. Bisogna ammettere. Comunque, vediamo di fare del nostro meglio. Siamo soltanto... Eccolo qua, Zidane. Filtrante, non ha dato dove volevo io. Ma purtroppo non è comandabile a bacchetta sta cosa. Ok. Hernan Crespo. Ma passa. Mamma mia. Pensavo che andasse peggio, invece è uscita una bellissima azione. Zidane stava passando da lì, ma Hislop para bene. Zinedine Zidane. Crespo. Dai, la diamo al Babangida, dai. Che cattiveria, ma non basta, ma segna lo stesso. Questo è essere la macchina della guerra, Babangida, macchina da gol, ovviamente, guerra offensivo, ma guardate che azione. Non si è mai arreso. E questo va a suo favore. Ok, 21esimo minuto. Sono strafelice di vedere un 3-0, vedere il Parma che gioca così bene. Questo non è un Parma che fatica per arrivare al risultato che vuole. È un Parma che non fatica per arrivare al risultato che vuole, ma che anzi si dispera per ogni piccola azione sbagliata, perché veramente è come non sentire un campo piovoso. E mi ricordo che l'andata al West Ham è stato tosto, l'andata, non mi ricordo com'è finita, purtroppo non ho la memoria di ricordarmi perché tutte le partite che gioco. E pensate che dedico il martedì pomeriggio a giocare partite nel pomeriggio Retro Gaming Play 2, che è quella diretta che faccio sulla piattaforma Viola, dalle 17 alle 19, dura solo 2 ore, però ci dedico tanto tempo. Ho provato FIFA 2002 e mi ha fatto angoscia. 2002. Amo tanto il 2000, 2001, amo tutti i FIFA dal 98 in poi. E amo anche il 2003, ma il 2002, ragazzi... Cani, che cosa hanno combinato? Cosa hanno combinato il 2002? Alcune caratteristiche sono belle, ma cioè, tipo la possibilità di giocare da fermo. Ma non voglio che il giocatore si ferma all'improvviso in mezzo al campo e smette di avanzare così a caso. Cioè, veramente, veramente. Perché io valutavo di fare una carriera anche se non c'è più il Bari. Ovvio, non posso fare Bari su FIFA 2002, però. Porca cazzione, è tutto valutabile, però. Magari poi riesco a giocarlo meglio. Devo vedere la versione PS1. L'ho giocato su PS2, quindi magari su PS1 i controlli sono migliori. Sembra strano, ma veramente citavo appunto la pressione del controller, che è una cosa che pochi sanno, che la Play 2, bel gol, tripletta, hat-trick di Babangida. È una macchina da guerra questo Babangida. Il povero difensore che ci arriva, ma non è troppo tardi. It's too late, too late. Ecco qua. Ok, hanno fatto un cambio. Facciamolo anche noi un cambio. Però non tolgo Babangida. Non tolgo Babangida in grande forma. Togliamo Roberto Carlos, Roberto Larcos. Mettiamo Agaoa. E togliamo anche Zinedine Zidane, che non è in grandissima forma. Ci mettiamo un... Mettiamo Castello, che non è la scusa. No, Miranda, scusate. Miranda che sta... No, Miranda non sta bene, allora. Mettiamo Castello, che se ne frega. Se no è una posizione ideale. Se ne frega. È un 4-0, ragazzi. Ecco qua. Perfetto. Poi ripeto, con questi giochi di calcio mi sento in zona comfort. Li adoro veramente tanto. Veramente tanto. Roberto Carlos. Aggressivo lui, aggressivo. Sì, beh, proprio un angolo però. Che azione. Unlucky, dice, ma mica tanto. Cambi. No, peccato. Chissà se Agaoua riuscirà a fare un gol oggi. C'è poco tempo. Attenzione, anche West Ham non ci sta. Stanno provando tutte le loro carte. Arangile. Ah, qui la diamo per Crespo, che farà fatica. Guardate, ragazzi, esce il portiere, pericolosissimo. Che azione, che coraggio. Ma l'ho dato un coraggio del genere. Ok,
Castello? Niek, lo sapevo. Ma va bene così. Mamma mia, sono felicissimo di questo Parma. Ok, Di Canio. Oggi purtroppo si è visto poco. Non sbaglio, non ha mai tirato in porta. Correggetemi se sbaglio, ovviamente. Leggo molto volentieri tutti i commenti. A volte alcuni non risultano pubblicabili perché magari c'è qualche parola colorita, non dipende da me. Anche se io faccio a prova, perché non è che mi disturba tanto un linguaggio colorito, onestamente, non mi disturba per niente, perché non sono insulti personali. Ma non me li fa arrivare. Roberto Carlos Babangida, non si è Babangida. Ormai sapete, siamo nella cultura della censura, che è una cosa che personalmente non approvo. Cioè, per me, cioè, anche se un'opinione sbagliata. Si prende con opinione sbagliata. 46 punti? Ci siamo quasi. No, ci siamo già in realtà per qualche acquisto, però non ho ancora deciso. Barcellona-Manchester 2-1, Liverpool-Ajax 3-1, West Ham-Parma lo sappiamo già. Milan-Juve, cavolo, sto Milan vuole proprio andare in Serie B, in seconda divisione. 0-1, Leverkusen-Chelsea 2-0, Lazio-Munchen 0-2, Monaco-Inter 2-3, Real Madrid-Leeds 2-0. Quindi il Bayern Monaco è andato bene, no? Ha vinto, sì, anche la Juve ha vinto, quindi le squadre più pericolose rimangono attaccate, sempre 20 punti e 9 partite da giocare. Sì, esatto, corretto, 9 partite da giocare. E appunto, andiamo intanto in D2, come va? A Roma vuole venire su, e dai che così incontriamo la Roma il prossimo anno, dai Roma, se fossero io Roma e Fiorentina sarebbe ancora meglio, ma è difficile per la Fiorentina, è difficile. Piacerebbe davvero che venisse sulla Fiorentina, dai. Poi vediamo un po'. Andiamo in calcio mercato. Calcio mercato, allora, voi mi avete fatto vedere. Qualcuno di voi mi ha detto il Camerun, di vedere i giocatori del Camerun. I giocatori del Camerun costano veramente poco. E Tho, ad esempio, costa solo 20. Mboma. Però non è che sono statistiche eccezionali. Ti aspetteresti anche forse di più il massimo della velocità. Simo mi aveva stato detto di vedere, Simo, già ad esempio delle statistiche, mica male. Simo ha 19 di speed, che è una cosa che personalmente apprezzo molto, mi è stato consigliato, è valutabile, non è il primo acquisto che farò sicuramente, però è valutabile Simo, assolutamente Simo. In panchina lo terrei volentieri, però ad esempio adesso devo metterci, vedete che io... Ah no, in realtà non si vede, purtroppo non si vede, ma eccola qua sì. Vedete che il mio attacco ufficiale, che io avevo tolto prima i panchinari, sono Miranda, Castello e Bolatta. Devo prendere dei nomi pazzeschi al posto di questi tre. Devo prendere qualche giocatore pazzesco. Qualche giocatore pazzesco, ad esempio, io dico sempre che abbiamo un Shevchenko strepitoso, ragazzi. 19 di speed e 19 di attacco, cioè... Cosa c'è di meglio? Secondo me supera ogni prestazione valida, quindi pigliamo lui. E visto che è così bravo laterale, io lo metterei non al posto di Miranda, lo metterei già, ad esempio, qua, lo metterei già al posto di Castello. No. Vedete che... altrimenti va bene anche lì. No, ma va bene, in realtà ci sta. Mettiamolo qua, al posto, diciamo, il ruolo di Crespo. E Shevchenko... Ovviamente, come tutti sanno, ha bisogno di un numero specifico. Shevchenko, come potete vedere qua, qui lo mettono 10. Ma Shevchenko lo metto col 7, lo metto Shevchenko. Dici di più, scusatemi. E Beckham 4, vabbè. Non lo so neanche io. Ditemi voi che numero vorreste vedere Shevchenko, dai. Va bene, comunque Shevchenko ce l'abbiamo. Ragazzi, si alternerà anche con Crespo. Abbiamo un bellissimo attacco. Shevchenko, però, è solo il primo passo. Ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao!